Busco, ne ha facoltà, prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, membro del Governo. Siamo qui a fare una discussione su un decreto che questo ramo del Parlamento non ha neanche avuto il tempo di vedere. Il Senato della Repubblica, luogo simbolo della sovranità popolare, costretto ad una discussione lampo in vista di un voto di fiducia. L'ennesimo, su un decreto che si occupa di tutto, che contiene oltre 250 articoli. Rappresentanti di cittadini costretti ad assistere all'ennesimo sopruso da parte di un governo e di un Presidente del Consiglio che aveva promesso a reti unificate nei suoi vari discorsi di voler parlamentarizzare tutto. A reti unificate, tramite le varie dirette Facebook, accusava l'opposizione di non voler collaborare, dicendo che lui invece era aperto a sentire le proposte. Bene, non solo le proposte che facciamo in Parlamento vengono bocciate, per poi magari rientrare come emendamenti del Governo o nei vari piani che le migliaia tax force nominate durante la quarantena hanno proposto. Bene, questa volta neanche le hanno visionate le proposte. Un provvedimento che costa oltre 80 miliardi di euro, arrivato in seconda lettura a una settimana dalla sua scadenza. Nessun approfondimento in Commissione, né un dibattito. Curioso che tale atteggiamento venga da una parte, da un partito che per un anno e mezzo si è stracciato le vesti in nome del galateo istituzionale, e dall'altra parte del partito che quando era l'opposizione strillava in Parlamento accusando di dittatura il governo e ogni fiducia posta. Siamo ad oltre 20 fiducie, 10 mesi di governo, record di record, complimenti vivissimi. Riguardo alla tematica della difesa, ribadisco quanto abbiamo provato ad esprimere come gruppo nei pochi secondi dedicati all'analisi del provvedimento in Commissione. Nel decreto ci sono alcuni articoli che hanno un più diretto interesse per le Forze Armate e in generale per il settore della difesa. Tra queste vanno sicuramente citati quelli che riguardano il personale e la sanità militare e quelli attinenti ai mezzi e al patrimonio. Ve lo abbiamo detto e ve lo ripetiamo, i fondi sono insufficienti, come abbiamo ricordato a più riprese. Le Forze Armate hanno svolto sin dall'inizio dell'emergenza un ruolo fondamentale per la gestione dello stato di crisi, oltre che all'impegno prodotto su tutto il fronte sanitario. Ricordiamo l'enorme contributo di medici e infermieri militari, sono stati mandati in aiuto del personale sanitario in servizio nelle zone più colpite dell'epidemia. Ricordiamo i militari si sono adoperati per l'allestimento di diversi ospedali da campo sul territorio nazionale che sono rimasti fondamentali nel supporto della crisi sanitaria in corso. Non scordiamo inoltre l'enorme ruolo che i nostri militari hanno avuto anche nella gestione e nel controllo del territorio, contribuendo al contenimento dell'epidemia. Ricordiamoci quando qualche politicante di una specifica parte politica e magari futuro, quando questa epidemia sarà definitivamente sconfitta e dimenticata, si rivolgerà ai nostri militari insultandoli non capendo a che cosa servono realmente. Ricordiamoci di questi giorni in cui tutti volevano i militari per strada, quei giorni in cui le forze armate e le forze di polizia di questo Paese, troppo spesso bistrattate, sempre dai soliti noti, rappresentavano un fonte di sicurezza e di tranquillità per tutti. Alla luce di tutto questo, come vi abbiamo già detto, i fondi che avete stanziati li reputiamo insufficienti, come è inadeguato tutto il provvedimento. E sapete perché i fondi sono insufficienti? Perché una parte di questa maggioranza, non tutta, ma una buona parte, è avversa ideologicamente alle Forze Armate e ai nostri militari. Lo vediamo in alcune interrogazioni che vengono depositate, lo vediamo nelle interviste dove esponenti di questa maggioranza parlano di dual use, di conversione e di decrescita. Lo vediamo in strampalati progetti di legge e di risoluzione. Fino a quando non inizierete a vedere le forze armate e in generale il settore della difesa come un settore altamente strategico
per il nostro Paese anche dal punto di vista del rilancio industriale nel campo della ricerca e dello sviluppo, non riuscirete a fare il bene dell'Italia. Puntare sulla difesa vuol dire puntare sul futuro del nostro sistema Paese. Fino a quando non abbandonerete questo odio ideologico, non riusciremo ad andare avanti. Per questo l'unica soluzione per il bene del Paese è che vi facciate da parte. Grazie. Grazie.